l'avevo fatto vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano con le manette in primo piano, tu hai avuto uno scontro a distanza con Gad Lerner, che ha definito una perversione quella prima pagina del Fatto con le manette. Secondo me è una perversione che un ladruncolo che ha rubato 3 bottiglie di alcol in un supermercato si sia beccato 4 anni di galera. Quella è una perversione. Io non riesco a capire per quale motivo nel codice penale italiano c'è scritto che per l'evasione e per la frode è prevista la reclusione. Reclusione vuol dire che ti mettono le manette e ti portano dentro per un certo numero di anni. Poi vai a vedere le statistiche sulla composizione della popolazione carceraria e scopri che in Germania ci sono 10.000 colletti bianchi in galera per reati fiscali e finanziari e in Italia ce ne sono 90. E ti domandi, hanno forse più evasione fiscale i tedeschi o abbiamo più evasione fiscale noi? No, è il contrario. Allora c'è un problema, che in Italia vanno in manette quelli sbagliati. Cioè vanno in manette quelli che rubano poco, mentre quelli che rubano tanto in manette non ci vanno. Per questo io continuerò a mettere le manette in prima pagina fino a quando non avremo una legge che ci consente di mettere in galera prima quelli che derubano centinaia di milioni tutti insieme o 109 miliardi all'anno di evasione fiscale, e poi eventualmente quelli che rubano 3 bottiglie, perché io sono molto più preoccupato di una razzia, qual è l'evasione fiscale, che non tanti furtarelli nei supermercati. Io non ho nessuna simpatia per chi va a rubare nei supermercati, semplicemente se non c'è più proporzione fra la gravità del reato e la sanzione, salta il patto sociale. E io che pago le tasse, come credo anche voi, fino all'ultimo centesimo, chi non le paga e mi costringe a pagarne di più per vivere sulle mie spalle, lo voglio in manette e non credo di essere un pervertito, credo di essere semplicemente un cultore dello Stato di diritto. Ecco Marco, ma Barisoni prima diceva che più della galera potrebbe la confisca dei beni, il sequestro. Questo è l'esempio, quello della criminalità organizzata. Assolutamente no. Perché no? Assolutamente no. Ti spiego perché. Un evasore non evade soltanto nell'anno in cui viene beccato con l'accertamento a campione. Un evasore se evade, evade sempre. Quindi ogni anno accantona 100, 200, 500, 1000 euro, 1 milione, 2 milioni, 10 milioni. Poi capita quell'anno in cui incappa nel controllo e lo beccano. Naturalmente non gli succede niente, però, come dice Barisoni, può rischiare la confisca di quello che ha rubato quell'anno. Ma tutti gli anni precedenti che ha rubato e tutti gli anni successivi che ruba, quelli si ritiene. Quindi non rischia assolutamente niente, non è affatto deterrente sequestrargli il maltolto di quell'anno. A un signore ricco e potente che vive molto bene nel jet set e che finisce in manette, quello sì gli fa paura. Infatti in America non solo gliele mettono le manette, ma li esibiscono pure in manette. Ricordiamoci gli scandali di Wall Street, con la gente portata via in catene. Perché li esibiscono? Li esibiscono perché tutti gli altri imparino e si spaventino dalle conseguenze delle loro azioni. C'è solo la galera che può spaventare chi, impunito, può rubare milioni ogni anno. Aspetta, allora Barisoni e poi...